Conte Guido Monzino. Dopo averla acquistata ha iniziato a sistemarla e a pensare che poteva essere il punto di arrivo della sua vita, diciamo. Si voleva fermare qui, riposare, tornando dai viaggi. Si qui è riuscito ad esprimersi e a portare a compimento, diciamo, quello che era il suo sogno, il fatto di avere un museo che raccogliesse tutte i cimeli che lui aveva portato dai suoi viaggi. Per uno spirito errante come lui, Guido Monzino, nonostante tutto questo, soffriva del grande tremore dell'irrequietezza. Sto bene, finalmente mi rilasso, adesso sono troppo rilassato, ho bisogno di ricominciare la sfida. Senza la sfida io non sono più Guido Monzino, io non sono più il patriotta, non sono più il viaggiatore, non sono più il conquistatore di sogni. Quest'uomo è come se nella sua vita avesse voluto fare tutto il possibile per essere quella figura errante.